scuola ha promosso dei corsi di formazione per il gioco degli scacchi per i nostri figli. Corsi che hanno ricevuto un forte riscontro da parte dei ragazzi e delle famiglie, tant'è che siamo riusciti ad arrivare in finale sia alle provinciali che poi alle regionali. Questo è stato un grosso vanto per i bambini che sperano di poter continuare questa bella iniziativa. Ringraziamo gli insegnanti che per primi hanno voluto e proposto questa opportunità che ha portato non solo del divertimento, ma essendo una disciplina sportiva riconosciuta, ben strutturata e grazie al supporto di Valpolicella Scacchi che ha sviluppato un progetto educativo molto importante e specifico per ogni fascia d'età, ha portato ai nostri bambini non solo un gioco, ma un'opportunità di crescita e di sviluppo della capacità di concentrazione, di pensare e pianificare, di capire quelle che possono essere le conseguenze, che a ogni azione c'è una conseguenza. E capacità che sono cresciute, si sono sviluppate e sono state riscontrate anche da tutti gli insegnanti a livello proprio di approccio all'apprendimento scolastico. E questo quest'anno ha esteso il progetto ad ulteriori classi, ad ulteriori insegnanti che non conoscevano questo mondo e che hanno deciso di approfittare della realtà. Quindi un grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di ospitare questo torneo organizzato in pochissimo tempo e grazie all'aiuto di Famiglia Insieme Vigasio che da tempo si dedica ad organizzare attività per i ragazzi e per le famiglie e anche in questa occasione si è fatto. Oggi noi siamo qui felici di ospitare questo torneo di scacchi presso gli spazi comunali, proprio un evento che è la prima volta che accade a Vigasio ed è davvero importante perché è stato frutto dell'unione di più forze, a partire dalla scuola, dall'associazione FIF di Vigasio, dal comitato genitori e anche dall'associazione scacchi della Valpolicella, che naturalmente ringrazio per la competenza e la professionalità che ha messo in campo proprio per aiutare questi bambini a stimolarli nell'attenzione, nella strategia, nell'imparare un gioco che comunque è molto molto formativo. Quindi mi auguro che questo evento venga anche riproposto nei prossimi anni. Buongiorno a tutti, io sono Michela e rappresento l'associazione FIV, Famiglia Insieme Vigasio. È un'associazione che è nata diversi anni fa su questo territorio di Vigasio per organizzare eventi per le famiglie e per i bambini e per i ragazzi. Da diversi anni stiamo collaborando con il comune per diverse attività e siamo venuti a conoscenza di questo evento che aveva preso piede nell'ambito scolastico ed è stato un enorme successo e abbiamo deciso quindi di dare il nostro contributo alla realizzazione e alla collaborazione per l'uscita della giornata odierna. E, oltre a questo tipo di eventi, la nostra associazione ha organizzato eventi ludici, scuola di teatro e scuola di cucito, vari eventi del territorio. E prossimamente organizzeremo anche degli eventi a confine culinario, di incontro culinario per le mamme, quindi coinvolgendo anche le persone più adulte, un pubblico più adulto.